Amici criptoinvestitori, ben ritrovati a tutti quanti e buonasera, anzi buonasera e ben ritrovati a tutti quanti. A grandissima richiesta, mi avete chiesto questo per, penso, settimane ormai, ho riproposto questo outfit che ha portato bene l'ultima volta e quindi speriamo che succeda di nuovo questa fantastica camicia che avete apprezzato tutti quanti, insomma, non so perché, non lo so, non l'ho mai apprezzata io, però voi sì. Comunque, siamo ancora qua per commentare il mercato, io per rispondere alle vostre domande, voi per partecipare alla diretta e per, come dire, confrontarci su quello che succede nel fantastico mondo cripto. Quindi andiamo a osservare insieme, per l'appunto, i nostri grafici di Bitcoin, non solo, perché ci sono molte altcoins che, come dire, stanno presentando qualche setup curioso, interessante. Io finalmente ero emozionatissimo perché ho aperto una posizione speculativa su Ethereum, cosa che non facevo da, era tipo 10-11 giorni che non aprivo una posizione, ormai mi si stavano incancrenendo le mani, le dita, a furia di non aprire per l'appunto posizioni. In ogni caso, per l'appunto, alcune altcoins si stanno, come dire, comportando abbastanza bene, quindi vale la pena andare ad osservarle. Vedo che qualcuno ha dei problemi di video, allora io credo che sia tutto a posto, perché mi sto guardando anch'io sull'altro monitor. Di solito faccio così per vedere, insomma, che lo stream vada sempre bene. Vi ricordo che sempre uscito da Miami Vice, fantastico, più o meno lo stile è quello, anche se il pallore non è proprio da Miami. In ogni caso, vi dicevo, se avete problemi di buffering piuttosto che di pesantezza del video, provate magari a modificare la risoluzione. Se cliccate sulla rotellina di impostazioni del video, dovreste poter scegliere, per l'appunto, la risoluzione, in modo da magari non appesantire troppo, soprattutto se siete da mobile, con rete mobile e non con wifi. Il consiglio è questo. Che dire, direi che possiamo iniziare il nostro live di oggi, quindi mi raccomando, bombardatemi di domande, io sono qua apposta. La prima parte è dedicata a rispondere alle vostre domande, al vedere, insomma, le vostre curiosità e al confrontarci insieme, e ovviamente a guadagnare shitcoin, perché vi ricordo che ci sono i nostri fantastici punti fedeltà che si possono accumulare, come sempre, partecipando ai live, facendo domande, quindi interagendo con il live stream stesso. Si guadagna una shitcoin, che è appunto il punto fedeltà, ogni 5 minuti di live guardato. Potete vedere quante shitcoin possedete cliccando sul logo piccolo che compare in basso a destra, per l'appunto sopra le impostazioni del video, eccetera, e in basso a destra, di nuovo nel pop-upino che compare, dovreste vedere il numero. Io ne ho 181 e di fianco il simbolino, insomma, di tipo, non lo so, monetine impilate, e sono proprio le shitcoin che avete. Una volta che arriverete a 1000, vi ricordo, c'è il premio, quindi il primo che arriva a 1000 vince il premio, che è 0.005, non esageriamo, BTC tutti da holdare. Quindi questa nuova modalità di giveaway. Io sto guardando i vostri punti e vedo che il primo ne ha 211. Tra l'altro, voglio fare una cosa in più, una spinta in più, giusto per invogliarvi di nuovo a partecipare al live e a dire la vostra. Quando vedo qualche commento, qualcosa di interessante, di particolarmente interessante, quindi che cattura proprio la mia attenzione, io vi regalo manualmente qualche shitcoin, se ve lo meritate. Ma dovete meritarvelo, mi raccomando, quindi mi raccomando, sul pezzo, gasati, 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 gasati. Allora, iniziamo con le domande e poi andiamo a dare una sguardata ai grafici. 18 in punto, mai 18 in punto, come al solito ero in ritardo. Tra l'altro sono entrato, accendo il PC, metto tutto a posto, sento delle raffiche di vento senza senso, guardo e avevo le lenzuola stese fuori da tipo 10 giorni, vista la mia pigrizia. Sono corso fuori a recuperarle prima che volassero non so dove. Carichissimi, fine settimana, fine mese, tutti si aspettano una valanga di volatilità, che bello. Tra l'altro oggi sono scaduti, perché ormai è già successo, era alle 17 ore italiane.
settimana le posizioni, cioè scusate, i futures della CME e le opzioni della CME sempre su Bitcoin del mese di maggio. Perché è così importante questa notizia? In realtà mi aspettavo, come dire, una reazione un po' più marcata da parte del mercato, per il motivo che l'open interest che scadeva oggi era praticamente il 50% dell'open interest aperto sulla piattaforma CME, quindi stiamo parlando veramente di era qualcosa come un controvalore di 260 milioni per i futures e la metà, circa 100 e qualcosa milioni per le opzioni, quindi insomma non è cosa da poco. E è importante controllare queste scadenze dei futures, perché chi apre le posizioni sui futures della CME, che solitamente sono grossi investitori, perché la soglia minima, vi ricordo, un contratto sono 5 bitcoin e inoltre serve un accredito per poter come dire, operare sulla piattaforma CME, quindi non siamo noi che lo facciamo. E la cosa importante è che alla scadenza di un future ci sono due alternative: chiudere la posizione, quindi fare scadere il future, fare il cosiddetto settlement e ricevere il controvalore del future stesso, oppure fare il cosiddetto rollover della posizione, quindi spostare la posizione dal future di maggio al prossimo, quindi al future di giugno. E questo, cioè capire chi fa rollover e chi invece chiude la posizione, potrebbe dare una pressione al mercato, perché comunque potrebbe incentivare, magari soprattutto se la maggioranza delle posizioni sono short, a chiuderne in parte, quindi ovviamente dando una certa spinta al mercato, perché di solito, molto spesso, chi detiene posizioni sui future detiene posizioni anche sul sottostante. È raro che soprattutto un investitore istituzionale si esponga soltanto sul future, a meno che appunto non sia uno speculatore folle. Di solito pesa, come dire, un po' cerca di fare una sorta di arbitraggio, magari dei cash and carry, cose così, ma fondamentalmente di solito ha il sottostante e usa il future come hedge, come copertura. Tuttavia non è successo niente di particolare, perché i futures sono scaduti, non ci sono state particolari posizioni prese o lasciate, non ci sono stati picchi di volumi e nemmeno movimenti particolarmente violenti, quindi niente. Chissà che non arrivi magari la volatilità nel fine settimana, giusto per farci sclerare un po'. Non succede mai, stavolta sì, vedremo. Thumbs up per la camicia, grandissimo, grandissimo, mi gaso anch'io, mi gasate un sacco, carico a bestia, gasato ai massimi, bravissimi. Pompate band, il 10 esce la mainnet, attenzione però a non finire nella trappola del sell the news, perché è facile che, come dire, quando c'è una notizia che tutti quanti conoscono, in particolare se la coin, come in questo caso, è discretamente estesa, il rischio qual è? Che il momento che esce la notizia ti pianta un bel capitombolone, bababam, e via, e si rimane col cerino in mano. Tra poco magari analizziamo il grafico, così giusto per, come dire, inquadrare bene la situazione anche dal punto di vista analitico e non soltanto speculativo sulle news. Sapete, io non sono un grandissimo fan delle news per aprire e chiudere posizioni soprattutto, ma preferisco appunto mantenere, cioè rimanere ancorato ai grafici che mi dicono un po', di, un po' più di cose, ecco, cioè come dire, mi aiutano a prendere posizioni più razionali, se no è veramente difficile. Allora, ciao a tutti Cryptomaniacs, non è online, aridai, questo non è online, non mi vedete più? Boh, non lo so, se c'è qualcosa che non va ditemelo, mi raccomando, se anche sul live stream eccetera. Buonasera a tutti, video postissimo, benissimo, se Luca non fa tutorial su crypto.com lo dobbiamo malmenare, d'accordo? No, giuro che lo farò il tutorial, cioè il tutorial magari no, perché adesso è abbastanza easy secondo me, però parlerò di questa piattaforma. L'unico motivo per cui non l'ho ancora fatto è che non l'ho utilizzata abbastanza per i miei gusti, cioè mi piacerebbe approfondirla al massimo e dopo arrivare a fare un tutorial fatto bene, insomma. Posso chiederti un'opinione su uno stock? Ma guarda, andiamo un pelino off topic, ma sì, dai, chiedimela, vediamo se ti posso rispondere oppure se non lo conosco. Dovevo refreshare, carichi con la tua camicia con Tezos, Band e Land, tre coin molto interessanti di cui magari poi parliamo.
Carichissimo, band a bomba, mamma mia, oh, tutti con band, siete tutti gasati con band. Sto pulendo il bagno mentre sono col cellulare, benissimo, ottimo, 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 bella, miglior compagnia non c'è. Fatti bravi, a dopo, sto studiando per il contest. Bravo, perché è iniziato il contest di OKX e quindi bisogna essere sul pezzo. Adesso io vi condivido ovviamente tutte le posizioni che apro su Telegram, così sapete come mi sto comportando, un po' alla volta, a partire da domattina mi organizzo tutto bene e si fa. Prima domanda da ignorante: gli indicatori laterali blu e gialli come si chiamano e cosa rappresentano? Allora, si chiama volume profile e ciò che rappresenta è il volume per, cioè suddiviso anziché nel tempo, per prezzo. Quindi dove vedi degli istogrammi più lunghi significa che a quel prezzo lì sono stati mossi volumi più alti, semplicemente. E a che cosa serve? È per capire, insomma, i livelli di prezzo che hanno coinvolto più movimenti. Solitamente quando vedi un livello di prezzo che ha volumi più alti, quindi con gli istogrammi più lunghi, significa che lì intorno, cioè quel livello di prezzo lì, diventa estremamente significativo, perché devi immaginarti un po' l'order flow istituzionale, quindi come si muovono i grossi capitali, le cosiddette balene. Loro di solito cercano i livelli di prezzo che ritengono interessanti per andare a fare accumulazioni o distribuzioni, quindi per aprire, per accumulare posizioni long o short, banalmente. Questo lo si vede perché lasciano un'impronta dietro di sé, grazie al fatto che Bitcoin è un mercato molto poco liquido e quindi le tracce dei grossi capitali tendono a vedersi molto bene. Si vedono molto bene proprio grazie al volume profile, ovvero tu vai a vedere che in certi prezzi si accumulano grossissimi volumi, quella è la loro impronta, ok? Soprattutto, chiaramente non è una cosa così semplice da dire come magari la sto definendo, però solitamente appunto chi fa questi grossi movimenti lascia un'impronta in questo senso. Quindi quei livelli di prezzo lì, che sono solitamente livelli di prezzo di accumulazione o distribuzione in cui si lateralizza, ci si muove un po' dentro, dopodiché il mercato parte e a seconda della direzione da cui parte ci fanno capire se parliamo di che se erano una fase accumulativa o distributiva, e quel livello di prezzo lì diventa un importante riferimento nell'aprire una posizione su quel movimento, perché se ci si torna dentro, insomma, è come aver perso un po' l'impulso. Quindi addirittura ci sono una categoria di setup soltanto basati sul volume profile, magari un giorno ve ne parlerò se vi interesserà. In ogni caso lo trovi con TradingView Pro, oppure che è a pagamento, oppure su GoCharting, che invece è un sito completamente gratuito che ti consiglio tranquillamente, perché non c'è nemmeno bisogno di fare un profilo, e vedi, ok, questo è il sito gocharting.com, ti scegli il tuo ticker, ce n'è veramente, ci sono tutte le cripto, anche i perpetuali, future, eccetera, e tra i vari indicatori sotto order flow vedi, trovi volume profile, che è questo di destra. Addirittura c'è il market profile, credo che venga chiamato, che è il volume profile per sessione, quindi vedi un diviso per parte di grafico, quindi non globale di tutto ciò che vedi come quello che invece a destra, ma per un periodo, ad esempio questo va dall'1 di febbraio all'1 di marzo, quindi per mese, ma si può comunque andare a modificare, che serve per vedere mese per mese, cioè ogni mese ad esempio, qual è stato il prezzo con i maggiori volumi, quindi il prezzo di riferimento, chiamiamolo così, di quel mese lì. Sono tutti indicatori molto interessanti che potrebbero magari valere anche la pena di approfondire in un tutorial a sé. Insomma, ditemi voi, sapete bene che io sono qua aperto a qualsiasi suggerimento. Mi sono giocato tutte le shitcoin, si può andare in leva sulle shitcoin? In realtà sì, si può andare in leva, perché se tu clicchi qua sotto e vai a vedere, c'è Pick a Card o Scratchers, sono due mini giochi sui quali puoi scommettere shitcoin per guadagnarne di più, quindi in un certo senso vai un po' in leva. Sono proprio eccitato, attendo la parte 2 sul trading automatico. A tal proposito, attenzione, udite, 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 rullo di tamburi, lunedì questo che viene, vi mostrerò finalmente come si collega TradingView agli exchange, quindi l'anello mancante della catena evolutiva, e vi dirò di più, visto che lo ritengo giusto, cioè ritengo giusto fare quello che vi sto per dire, vi presento lunedì uno strumento gratuito, perché ci sono strumenti gratuiti a pagamento che fanno questo, ovviamente quelli a pagamento sono molto più avanzati, hanno molte più features, ma mi sembra corretto presentarvi anche quelli gratuiti, così anche chi magari usa piccoli capitali o vuol provare o giochicchiare un po'
può fare senza dover pagare abbonamenti. Quindi lunedì vi presento per primo proprio il tool gratuito, un tool gratuito che ho testato io, mi sono trovato bene, sul quale poter fare appunto queste prove di collegamento da TradingView all'exchange, e poi in futuro magari vi mostrerò anche quelli a pagamento che hanno qualche feature in più per chi magari vuol portare il trading automatico a regime e implementarlo nella sua allocazione di capitale, nella sua gestione del suo capitale dedicato al trading, non solo ovviamente col collegamento TradingView Exchange, ma anche con dei bot, delle cose un po' dinamiche gestite in maniera automatica da questi tool qua. Insomma, vi presento quello che è il migliore secondo me e lo commenteremo tutti quanti insieme. Ma caccialo il BTC, che sappiamo che sei Nakamoto, se magari, e in realtà li ho mossi io quei 50 BTC un po' di giorni fa. Ah, tra l'altro, se vedete comparire uno scrigno sullo schermo, mi raccomando cliccatelo assolutamente, perché ci guadagnate delle shitcoin, due shitcoin, quindi, cioè ci guadagnate due shitcoin ogni click sul, cioè ogni scrigno che vi compare, quindi fatelo. Allora, adesso hackerò Twitch per givarmi delle shitcoin, ciao. CRO, dove shortarli? Gran bella domanda. Ora come ora mi pare che non sia possibile. Forse no, ma neanche. Non so se Binance lo permette nel margin trading, però, quindi sarebbe scomodo perché c'è da pagare la fee di margin. Ti direi che al momento non si può shortare. Di perpetual, di future speculativi che permettono di farlo, non ne ho trovati, che anch'io avevo pensato di, come dire, holdarli e nel frattempo shortarli anziché doverli vendere per beneficiare di, insomma, della partecipazione al syndicate e tutte quelle cose lì che danno. Però nada. Domanda sul grafico di Tezos, tra poco, ma Bitcoin sale o scende? Maledetto, domanda per il bonus di shitcoin, te ne tolgo 100 dopo questa domanda. Ma Bitcoin arriverà a 100k meno 100 shitcoin anche a te. Una domanda, ci puoi far vedere come trovare nuove opportunità di trading con lo screener di TradingView? Quali segnali prendi in considerazione? Ma guarda, lì è molto personale, nel senso, io ti dico la verità, non lo sto più usando molto perché di solito vado a vedere quale ha maggior volume per fare uno screening iniziale, e al momento le vado a vedere direttamente su Binance. Di solito quello che faccio è aprire Binance, vedere le altcoin con maggiore volume, magari buttarci un occhio, vedere se c'è qualcosa di interessante, o altrimenti mi limito alle big, perché le altcoin sapete che non è che sia un grosso fan ultimamente in particolare, ma di solito appunto mi limito a fare le mie analisi quotidiane su Bitcoin, Ethereum, insomma le top 10, diciamo, neanche tutte tra l'altro, e in quanto altcoin mi faccio la mia watch list di quelle magari in cui identifico dei setup interessanti, comunque sempre ad alta capitalizzazione, cioè non andrei mai a prendere la rank 100 o simili a meno di condizioni estreme o particolari. E ad esempio stamattina l'ho pubblicato, c'è un setup interessante su Cardano che stiamo seguendo da un po' di tempo, tra poco lo vediamo anche qui, insomma, per le altcoin faccio un po' così, guardo quelle con volumi maggiori proprio per vedere se, come è successo ad esempio con Theta recentemente, c'è qualche cosa che insomma vale la pena conoscere. A proposito di Theta, magari tra poco ne parliamo un po', visto che è argomento abbastanza caldo, credo, no? Molti me ne hanno chiesto e quindi ci andiamo a dare un occhio. Grandissimo, un saluto da Parma, ci sono anche i miei figli di 2-3 anni connessi e gasatissimi, che dire, un saluto a tutti e tre, vi ringrazio, e se già partono così a 2-3 anni vuol dire che davanti a loro hanno un futuro veramente pazzesco, grandissimi, continuate così. Io come principale andamento vedo un triangolo ABCDE, ora stiamo facendo la D. Effettivamente sì, è vero, al momento è un triangolo, cioè siamo dentro un range, il quale a sua volta, volendo, include un triangolo simmetrico. C'è da vedere, ovviamente non abbiamo ancora definito l'ultimo swing high, che insomma ha bisogno di qualche segno un po' più forte per definirlo, ma tra poco lo andiamo a vedere col grafico. CRO, dove si possono shortare? Nada. Ciao, puoi darmi una tua opinione sul grafico di VeChain e del Rond? Tra poco sì, VeChain Holder, tra l'altro un nome, un programma. Seguo da mobile, poi recupererò la registrazione, certo, alla fine la carico subitissimo sul tubo, così nessuno se la perde. Ho visto un video di Vitalik sul suo profilo Instagram ufficiale, c'ha Instagram addirittura, un Vitalik su Instagram. Non ho ben capito cosa intende, hai avuto modo di vederlo? Dice di creare una sorta di pool di investimento per incrementare i fondi in modo significativo. Non è che è
uno scam, non lo so. Non l'ho visto perché non sono un grande utilizzatore di Instagram, ti dico la verità. Però stai attento, perché ci sono molti scam che girano, quindi non mandare coin, non fare cose strane e, come dire, occhio, cioè antenne alzate. Se abbiamo un weekend come quello di maggio, bello volatile. Eh sì, vediamo. Vorrei fare un take profit su Ether, ma ho paura come porta a casa va into the moon. Come comportarsi per prendere i profitti? Guarda, se sei in profitto e comunque vorresti prendere un profitto perché la tua strategia lo prevede, ovviamente occorre una strategia, non bisogna improvvisare mai, allora magari prendi in una parte, magari non chiudere. Una cosa che aiuta molto sia psicologicamente, perché comunque è una soluzione un po' più di mezzo, un po' più stabile, che come risultati, è proprio il fare un take profit parziale, perché così dici psicologicamente, ma se continua a salire io ho venduto ma ho ancora una posizione aperta, se poi scende io ho venduto almeno un po' di profitto, l'ho incassato, ok? Quindi è una soluzione di mezzo che porta buoni risultati di solito, ovviamente tutto in base a una strategia, se no. Cardano Bitcoin da monitorare su possibile breakout? Assolutamente sì, candela settimanale ben messa, c'è da vedere come chiude domenica. Bravo, dai, vieni qua tu allora a spiegare. No, scherzo, in realtà hai completamente ragione, è proprio così, ma cioè, come la vedo io, tra poco grafico alla mano, lo andiamo a vedere meglio, ma è un'ottima anticipazione. Tutto benissimo, ci siamo. CRO dove si possono shortare? Non si può! Prima domanda da ignorare, lo vogliono pompare ai massimi CRO, non lo lasciano shortare, inutile. Qualcuno mi sa che ripete le domande. Dove è possibile essere aggiornati con le prossime scadenze del mondo cripto? Ma se parli dei futures sul sito della CME, li trovi, cerca CME Bitcoin Calendar, qualcosa del genere, trovi. Ma fondamentalmente ogni mese credo che scadano, se non vado errato, l'ultimo giorno lavorativo del mese, o no? Oggi ad esempio è il 29, 30, 31, domenica, sì. Mi pare che sia l'ultimo business day del mese che scadono i futures. Tutti gasati con Bendy, in arrivo il tampone, esatto. Ho paura anch'io che succeda così. Se uno entra prima che tu sia online, deve refreshare una volta che entri per vederti, se no risulti offline. Ah, non lo sapevo mica questo. Vedi, grazie mille, perché questa è una cosa che non sapevo assolutamente. Io sono un nabbo pazzesco di Twitch. Cardano to the moon. Cosa ne pensi di questo messaggio firmato da Address del 2009 con 50 BTC? Craig Steven Wright is a liar and a fraud. Sì, guarda, effettivamente io su Craig Wright ho un'opinione ben chiara, che è molto simile a quella scritta nel messaggio. È un po' un ciarlatano, insomma. Non è sicuramente Satoshi, we are all Satoshi, anche quello è un concetto che mi piace molto, però insomma ci deve essere qualcuno che effettivamente ha iniziato il tutto. Però è bello dire we are all Satoshi, proprio perché Bitcoin è un qualcosa di tutti, lo sentiamo tutti un po' nostro, è vero, no? Cioè, anche quando ne parliamo ne siamo orgogliosi, comunque ne facciamo parte, lo seguiamo, lo stiamo vedendo crescere, è una bella cosa secondo me. Dopo puoi guardare QNT BTC? Sì, assolutamente, però ricordatemelo dopo, perché le domande sui grafici preferirei che me le facciate dopo l'analisi. Adesso all'inizio volevo giusto chiarire un po' di vostri dubbi. Quale grafico vuoi consigliare? Adesso tra poco vi mostro quelli che sto seguendo. Quando usciranno dalla beta quelli di crypto.com? Ancora in beta? Alla faccia, cioè hanno lanciato qualsiasi prodotto e ancora in beta, forse il wallet è in beta, non lo so, che ho sentito che ultimamente hanno lanciato un wallet non custodial, mi pare, quindi dove tu detieni i tuoi fondi senza darli a terzi, non lo so. Cripto, ok, ho capito, mi tocca. Qual era il sito che fa vedere il book e le posizioni più importanti avevi fatto vedere su YouTube? Allora, il book in realtà lo puoi vedere un po' dappertutto. Forse era trdr, però mi sa che è diventato a pagamento. Guarda, se vuoi vedere il book puoi usare anche Tensor Charts, che fa vedere un po' la liquidità dove si trova. Poi c'è Trading Light, che però anche lui è a pagamento, puoi richiedere l'early access, ti danno 30 giorni di prova e poi insomma non usarlo mai più. Le posizioni più importanti forse era sul monitor di OKX, su Trade Monitor, Trade Data, vedi il sentiment delle balene, dei retail, quanti long e quanti short ci sono e cose di questo tipo, forse quello. Per lo staking e rendita dalla
crypto, quale piattaforma trovi migliore e più sicura? Guarda, su questo, sulle cosiddette rendite passive, ovvero il mettere a rendita banalmente le proprie cripto, sto dedicando molto molta energia, perché è un metodo interessante comunque anche per chi banalmente holda. Voi spesso mi dite: ma guarda, tu fai molto trading eccetera, però magari qualcuno non ha voglia di fare trading, e ci sta assolutamente. Infatti sto cercando di dedicare buona parte del tempo e delle energie anche a dare, a mostrare, come dire, risorse per chi vuole semplicemente holdare i suoi bitcoin, tenerli lì e non tenerli lì a marcire, ma magari metterli a rendita, anche le stable coin e le altre coin. Quindi ottima domanda. E a tal proposito, io tra quelle che ho recensito finora e che utilizzo e che conosco, mi trovo estremamente bene con BlockFi, che è la migliore in assoluto per me ultimamente. Da quando l'ho scoperta è diventata la mia preferita, perché è molto sicura, dietro Fidelity, insomma è dei nomi molto importanti, e offre dei tassi molto vantaggiosi, è semplice da usare. Celsius Network e Nexo, queste tre utilizzo. E poi c'è la possibilità, magari per qualche altcoin, che però è una cosa che io solitamente non faccio perché non detengo altcoins, però chi le volesse mettere un po' a rendita, ci sono alcuni exchange che offrono un servizio di lending piuttosto che banalmente di staking, e ti danno loro, tu li depositi sull'exchange, gliele fai stakeare o prestare e ti danno a te il tuo interesse. Magari ne parleremo di questo in un video, perché è una cosa che ancora non ho trattato. Tra l'altro è uscita da poco l'app di BlockFi, sì, ho notato, non l'ho ancora utilizzata, però ti dico la verità. Anch'io sono arrivato tardi questa volta, primo che mi perdo, colpa esami, vabbè dai, per gli esami ci sta, diamo la priorità a ciò che deve averla. Quando recensisci crypto.com, altra strana, cosa ne pensi del progetto di Band Protocol? Allora, so che è un oracolo decentralizzato, simil Chainlink, però non conosco le sue particolarità, e qua casca l'asino. Quindi, guardate, vi propongo anche questa cosa, ditemi cosa ne pensate. Vorreste vedere un video dove parlo in meno di 10 minuti, c'era il format in 7 minuti, poi l'ho trasformato in 10 minuti perché 7 sono veramente pochi, dove parlo volevo parlare di Theta e di Band, magari anche, cosa ne dite? Se vi va, se vi potrebbe interessare, magari ci inizio a lavorare. Dubbio omletico, tra i Ducard e quella di crypto.com, immagino, quale consiglieresti? Sono indeciso se investire, quindi bloccare MCO o Edo per un anno, oppure prendere o dare BTC. Guarda, ti dico, prendere o dare BTC vince sicuramente, in particolare se non hai intenzione di spenderli, perché la carta serve soltanto se tu hai bisogno di spendere le cripto stesse, cioè altrimenti c'è anche la possibilità comunque di andare a vendere le cripto, farti il bonifico sul conto e spendere normalmente. Cioè solitamente le carte ti vanno a introdurre delle fees in più rispetto alle vie tradizionali, che sono tranquillamente evitabili usando appunto le vie tradizionali. Quindi pensaci se puoi, cioè se ti può essere utile una carta per spendere le cripto oppure no. Tra le due, ti dico la verità, io la carta di crypto.com l'ho ordinata tipo 3 mesi fa e ancora pending, quindi io volevo che mi arrivasse. La EduCard è interessante, però anche essa non c'è ancora fisicamente, quindi io volevo recensirle tutte e due, ne ho parlato di tutte e due, però finché non mi arrivano fisicamente, ahimè, non posso dare un riscontro più di tanto valido. Ecco, per ora io sto utilizzando la Wirex e mi trovo comunque abbastanza bene. Ci sono delle news di Maker, ovviamente su KuCoin c'è una mega spike, ma su exchange più serio come CoinEx e Bitfinex si vede un apprezzamento sensibile oggi. Non lo so, se qualcuno sa se ci sono news su Maker, ditecelo, perché io non l'ho seguita e non saprei proprio. Avevo sentito qualcosa, qualche collaborazione di Maker con non mi ricordo chi. C'era l'ecosistema di Maker che era collaborato, non mi ricordo, non voglio dire niente. Insomma, dite voi, se qualcuno è informato ce lo dica, e ci fa un grossissimo favore, si guadagna anche qualche shitcoin, mi raccomando. Puoi darmi una tua opinione grafico? Ok, grande collegamento tra indicatore exchange. In quanti si sono iscritti questa volta al contest? Ma 20, 23, 24, giù di lì. L'ultima volta erano 31, sì. Stavolta un po' meno perché purtroppo... Ah, Maker Coinbase Pro, eccola qua, grandissimo, VeChain holder. Ti sei guadagnato 5 shitcoin. Adesso poi te le do, anzi te le do subito, guarda. Te le accredito in questo momento. E tu ne hai 4, edit, e adesso ne avrai 5 in più. Tadadan, complimenti.
Allora, ciò che stavo dicendo è che l'altra volta erano un po' di più rispetto ad adesso, perché purtroppo su OKX non ci sono tutti i derivati, quindi siamo legati un po' a un'operatività un po' più lenta, che però in compenso ci sono le altcoins, ecco, che prima non c'erano, quindi vediamo, sarà divertente. Per oggi ti sto proiettando su 60 pollici in sala, godo, grandissimo, mi sto immaginando la scena davvero, con i popcorn e la birra magari. Sempre nel trading automatico è possibile fare leva, poi esporcelo? Certo che è possibile, dipende dal tool che utilizzi. Fondamentalmente tu imposti la leva dell'account o della posizione, oppure tu metti cross banalmente, tu ti apri la posizione col size che decidi tu. Insomma, dipende, lo vedremo meglio lunedì, e dipende ovviamente dall'intermediario, chiamiamolo così, dal softwareino che utilizzi per collegare ovviamente TradingView all'exchange. Ma si ha bisogno di avere un abbonamento di TradingView per fare ciò? Non so per fare cosa. Se dici per collegare il bot, direi di no, perché basta avere gli alert, e quindi magari non avrai tanti alert, ma ne potrai mettere solo uno su una copia alla volta, ma è sufficiente. E invece se è per il volume profile, sì, mi è venuto in mente questo. Come si fa a sapere se siamo confermati nel tuo... Ma dovresti vederlo, no? Adesso poi ci guardo chi c'è nella squadra e magari ve lo dico. Ciao, sono arrivato tardi, impegni di lavoro. E vabbè, dai, capita, c'è sempre la differita, alla peggio. DeFi hanno senso? Sono un buon investimento? Guarda, io credo che la DeFi sia un ottimo settore che ha tanta strada da fare, ma sicuramente ha prospettive di crescita, quindi la mia risposta è sì. Ovviamente con metodo, con strategia, cioè non da buttarsi alla cieca, perché il fatto che comunque la DeFi è trending, cioè se ne parla molto, causa anche un sovrapprezzamento dei token legati alla DeFi. Quindi magari tenere d'occhio, seguire i grafici e trovare le aree di prezzo giuste sui quali acquistarle. Magari tra poco andiamo a vedere LEND, AVE, il token di AVE, che è interessante. Dalle Maldive questa sera? Sì, guarda, le Maldive di Piacenza, una roba, non ti dico che clima che c'è, spaziale. Speriamo che FTX apra i futures su CRO e MCO. Bravo, esatto, anch'io non vedo l'ora, però secondo me a quelli di Crypto.com, che come li aprono dicono: cosa stai facendo? Tira via subito i futures, tirali via immediatamente, ti paghiamo per tirarli via, perché comunque avere la possibilità di shortarli, caspita, non è da poco, ecco. Notavo che statisticamente, sempre utilizzando il VPVR nei range, quando la maggior parte dei forse mai letto nel pensiero, volevo dire anch'io questa cosa, quando la maggior parte dei volumi e il POC sono nella metà bassa del range, il movimento che ne conseguirà sarà un breakdown, viceversa un breakout, si forma una B di volumi per il movimento ribassista e una P per un breakout a rialzi. Interessantissima questa cosa, ti sei guadagnato 10 shitcoin per questa affermazione, e te le accredito immediatamente, perché mi sei piaciuto. Io ti dico la verità, stavo pensando di più al contrario, però, perché ti spiego anche il perché. Il discorso delle zone, come dire, ad alti volumi, di solito, cioè, cosa significa? Significa che appunto in quelle zone lì ci sono tanti volumi, e se poi quelle zone lì, come nel caso attuale, innescano sempre domanda, significa che poi dopo l'accumulazione, comunque dopo l'aver mosso quei volumi lì, parte, cioè la domanda vince e va avanti. Quindi si presume, cioè teoricamente, è più probabile che ci sia un prevalere di domanda. C'è da stare attenti, perché ad esempio, sempre guardando il grafico attuale, adesso a tal proposito, subito dopo questa affermazione analizziamo il grafico, se no non lo analizziamo più, e quindi pausa per un attimo alle domande. Quello che volevo dire, scusate, nella situazione attuale, allora stavo dicendo, come vedete abbiamo, teniamo solo l'ultimo movimento nel visibile, abbiamo la maggioranza dei volumi sul range low, come vedete, il point of control è 8.008. Quindi a questo livello. E vedete che, tra l'altro, ogni qualvolta abbiamo toccato quest'area, si è innescata domanda. Ok, domanda, qua di nuovo domanda. La maggioranza dei volumi immagino sia arrivata da questa candela di arresto, perché vedete ha un picco pazzesco, il body è tutto qua dentro, e quindi mi aspetto che abbia mosso tanti volumi, insomma, nel suo interno. E qua di nuovo domanda. Ok, quindi questo è un segnale che
dà molto potere accumulativo a questa area, a questo livello di prezzo. Tuttavia c'è da andare a vedere un po' la controparte, ovvero la zona alta come si sta comportando. Allora vedete, abbiamo qualche picchettino di volumi, però non minimamente paragonabile con questo. E quindi, cioè, io se fossi l'offerta personalmente, quello che fa, cioè l'offerta intesa come un grossissimo capitale che ha intenzione di distribuire, quello che farei è, vedendo che c'è un range, andare a distribuire il più possibile sul range high, perché comunque hai un prezzo più alto al quale distribuire, al quale shortare, accumulare short, e poi ovviamente sbatti offerta, ti torna un po' di domanda, tu distribuisci di nuovo e sbatti altra offerta. Adesso forse da un lato non è ancora equa questa distribuzione, perché non abbiamo ancora visto un altro high, mentre abbiamo 1, 2 e 3 lows, abbiamo ancora solo 2 highs che fanno da controparte, quindi potrebbe mancare il terzo high che incrementa i volumi e rende un po' più simmetrico, se vogliamo, la distribuzione di volumi dentro questo range. Tuttavia io la vedo un po' così, non lo so, magari poi ci confrontiamo meglio su questo discorso. La distribuzione così a B, come la chiamavi tu e come effettivamente si chiama anche uno di quei setup che dicevo prima, basati sul volume profile, prevede il fatto che, vedendo appunto una situazione a B in questo caso, come in questo caso, quando il mercato si allontana dalla zona a massimi volumi, aprire una posizione concorde alla direzione di allontanamento con stop loss sotto al cluster di volumi, quindi in questo caso sarebbe praticamente qua, o meglio qua, perché abbiamo anche un supporto storico, quindi andiamo a far confluire le due cose e lo stop loss si metterebbe qua sotto. E in ogni caso è molto curiosa come osservazione, perché è, come dire, ecco, un'analisi un po' di più del solito prezzo e volumi statici. Andando ad analizzare invece il grafico di Bitcoin, quindi partendo proprio da zero, cosa possiamo dire? Allora, noi eravamo rimasti in una situazione che vedevi il range a rischio, se vi ricordate. Perché? Perché effettivamente c'era stata una bella valangata di offerta nell'ultimo movimento. Abbiamo approcciato questa zona di high, cioè il range high, non lo abbiamo neanche raggiunto, a dir la verità, perché si è formata sotto di esso una sacca di liquidità, questa qua che vedete evidenziata in rosso, tra i 9.800 e i 10.000. Questa sacca di liquidità ha sparato offerta raffica, impedendo appunto alla domanda di proseguire la corsa, di creare un higher high rispetto al precedente e di bucare le resistenze sopra la sua testa. Per il momento le zone di principale resistenza sono: la prima ovviamente è questa sacca di liquidità, la seconda è questo scomparto che si trova tra il massimo locale di questo range e il massimo locale dell'intero movimento, quindi se questo è scusate, lo vedete qui perché è riferito al grafico settimanale, se vogliamo possiamo anche riferirlo al giornaliero e spostarlo un pelino più su a 10.400, tuttavia il senso non cambia minimamente. E poi ovviamente cioè c'è il cosiddetto price discovery, ovvero se andiamo a rompere questa zona di massimi, che tra l'altro, come vedete, abbiamo questo massimo, questa zona di massimo, quindi, cioè, capite, ve l'ho già detto, lo ribadisco anche questa volta, qua sopra abbiamo veramente una potenza, un potenziale fuori di testa in termini di liquidità. Cioè io mi immagino che l'andare a navigare in queste zone riporterebbe dei volumi che non vediamo da tempo, insomma. Poi non vuol dire la direzione, perché potrebbe, quello che potrebbe anche succedere è che noi andiamo a fare una bella pompata qua, che però viene immediatamente assorbita, ok? Quei classici failure swing. Infatti io solitamente non opero quasi mai prima di vedere o una decisione nel movimento, quindi una rottura delle aree che chiude bello lontano da tutte le resistenze in gioco e che soprattutto non mostra segni di sell off su di esso, quindi una bella candela piena o con shadow comunque contenuta, un qualcosa che mi fa capire che insomma la domanda ha stravinto in questo movimento e che chiaramente abbiamo assorbito tutte le sacche di liquidità che c'erano per strada, e soprattutto che l'offerta non ha appunto sopraffatto la domanda al punto tale da rendere il movimento un falso break che chiude qua sotto, perché una candela di questo tipo sarebbe una delle cose più bearish che potrebbero mai esistere. Cioè significherebbe che, scusate, non volevo chiuderlo in realtà, si posso fare, ok, l'annulla al contrario, ripristina, significherebbe che da qua a tutto in giù qua sono stati fillati degli short,
E quindi ci troviamo sulla testa il gravare di tante posizioni short e di gente che è interessata a difenderle. Quindi abbiamo veramente un'offerta notevole e questo non lo vogliamo vedere se vogliamo aprire posizioni long. Cioè non è logico, ecco, non andare così tanto contro all'evidenza di squilibrio domanda-offerta è poco logico, lasciatemelo dire. Allora, ritornando invece al presente, abbiamo sopra la nostra testa queste resistenze che abbiamo visto, in primis rimanendo proprio focalizzati sulla situazione attuale, la sacca di liquidità 9.8-10.000. Guardando invece sotto abbiamo questa area bizzarra, lasciatemi dire, che era nata come un piccolo pool di liquidità, vedete da queste shadow in domanda, poi è stato attraversato dall'offerta completamente, è stato ritestato dal basso verso l'alto da un po' di domanda, ma veramente inesistente se guardate i volumi qua giù, e dopodiché l'offerta ha definito che questa zona doveva essere una resistenza. Tuttavia, in approccio con il range low, e infatti, cioè qui ritorniamo un po' alla situazione appunto del live scorso, dove di martedì, dove abbiamo detto siamo a rischio perché, caspita, stiamo di nuovo attaccando il range low che abbiamo già massacrato abbastanza volte con un grafico settimanale che era abbastanza pietoso, e quindi insomma o arriva della bella domanda che inverte un po' la situazione, o altrimenti è un attimo perderlo, perché un altro sell off, un'altra ondata di offerta ci avrebbe portato qua sotto, e qua sotto ci troviamo nella sacca di liquidità in domanda, che è quest'area qua dove vedete c'è stato supporto, respinta verso l'alto da parte appunto della domanda stessa, è un po' l'ultimo baluardo, perché se buchiamo pure questa arriva un'altra cascata, un altro dump che ci portava verosimilmente al target che è più probabile, più plausibile, che è questa zona 6.900-7.600. Perché è più plausibile? Perché abbiamo questo low, ok, questo costrutto di low, perché non è un livello di prezzo, è appunto un costrutto, un range con un po' di anomalie, però comunque vale molto bene quello che deve dire, e quindi ecco, questa con alta probabilità è o una zona, una sacca di liquidità del tipo che ci peschiamo dentro e poi bounciamo subito, rimbalziamo subito, o altrimenti diventa un nuovo attrattore. La cosa mi piacerebbe poco, perché attrae e ci iniziamo a lateralizzare dentro dopo un movimento ribassista non bene, perché comunque l'accettare questo livello di prezzo come nuovo fair price, capite che ci fa perdere molto terreno rispetto a tutto quello che abbiamo fatto nei mesi scorsi, cioè tutto questo rialzo un buona parte assorbito e lateralizziamo, cioè accettiamo quello come fair price. No, non mi piacerebbe tantissimo, e quindi il rischio che era alto era quello, il rischio appunto di perdere il range low, di uscire dal range a ribasso. Questo range diventava un costrutto di inversione locale, chiaramente, perché il bias è bullish sempre fin tanto che questa area rimane, cioè per me il bias è bullish fin tanto che quest'area rimane inviolata. Però insomma è innegabile che un range così duraturo in termini temporali, ormai parliamo di una durata paragonabile quasi al movimento impulsivo precedente, quindi è estremamente significativo, di nuovo ritornando agli argomenti di prima, lo rende un attuale fair price, e quindi il mercato si sta stabilizzando qua intorno. Violare questo prezzo è un segnale molto forte, qualsiasi sia la direzione di violazione, cioè è diverso violare il prezzo dopo un range così lungo rispetto al violarlo dopo un tac 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 e poi a ribasso. Questo è un segnale molto meno bearish di questo. Ok, perché il range è più lungo e c'è il discorso di fair price. Quindi, ritornando alla situazione attuale, fortunatamente poi è intervenuta un po' di domanda che è comparsa nella sacca di liquidità nell'intorno del range low e ha respinto di nuovo verso l'alto, riconquistando la nostra zona anomala, che è questa, che è ritornata ad essere un supporto. Vedete, oggi apparentemente ha fatto da liquidità in domanda e ha dato una spintarella verso l'alto. Vediamo poi come chiuderemo oggi e domani, cioè se ci sarà una nuova leg up direzionata verso l'alto, direzionata di nuovo verso il range high. Il target attuale, vi ricordo, è sempre la sacca 9.800-10.000, oppure se si fermerà di nuovo qua, questo diventerà il nuovo swing high e continueremo a ribasso. La cosa innegabile, indubbia, è che siamo in una situazione triangolare ormai, vedete, una cosa di questo tipo, e l'apice si sta avvicinando, cioè sempre più vicino, non c'è molto da dire.
Pertanto, cioè, prima o poi dobbiamo arrivare a una conclusione. Vedete, abbiamo un 1, 2, 2, diciamo, 3, e qua sotto 1 e 1, 2, e c'è da vedere un po', ovviamente, domanda-offerta se vincono. Il primo segnale, quindi, di bias all'interno di questa struttura, come potenziale uscita da questa struttura, è la rottura di una delle due trend line, quindi questa oppure questa. La direzione determinerà quindi un inizio di bias. Non è sufficiente per me per aprire una posizione, perché operativamente la rottura, cioè, a parte che sulle linee oblique c'è un po' più, come dire, di aleatorietà, nel senso che cioè, ci sta più fantasia, si usa un po' più di fantasia. C'è chi usa le shadows, chi usa i bodies, chi la inclina di più, chi la inclina di meno. Cioè, è difficile trovare un livello di prezzo universale, tra virgolette, mentre cosa che invece non succede o succede meno sui livelli di prezzo statici, quindi sulle resistenze e supporti orizzontali. Motivo per cui io operativamente, quindi per triggerare una posizione, utilizzo esclusivamente livelli statici. Pertanto, sì, se facciamo un break da qua abbiamo un inizio di bias, ma fin tanto che io non vedo una reazione chiara con la sacca di liquidità 9, 8, 10.000, non tocco il tasto long né il tasto short, non si fa assolutamente niente. Anzi, io in verità ho una posizione short di copertura in ballo che chiuderei per l'appunto nel caso in cui iniziassimo a navigare fuori dal range, ok? Perché la posizione short non ha più ragione d'essere. È una posizione che ne abbiamo già parlato, non sto a ripetere di nuovo tutto. È da vedere come una sorta di take profit e dura che ho fatto sulla mia posizione spot, che ho aperto un po' alla volta, eccetera, eccetera. L'unica cosa, appunto, è che la posizione short serve per tutelarmi da un eventuale ulteriore ribasso e la vado a chiudere soltanto se si palesa un setup long sul medesimo time frame sul quale l'ho aperta, che è il giornaliero. Qualcuno mi ha scritto, mi ha detto: ma scusa, ma questo non è un setup long sul giornaliero, cioè effettivamente si è formata una struttura di pseudo bottom che è stata rotta a rialzo. E io gli ho detto: guarda, da un lato hai ragione, però comunque, visto che il macro anche sul giornaliero è sempre dentro un range e comunque questa struttura ci ha spinti verso una resistenza, una zona di resistenza, andare a chiudere uno short di copertura, quindi non speculativo, su una resistenza all'interno di un range non è proprio nelle mie grazie, quindi piuttosto mi espongo a un non profitto potenziale, perché chiamarla perdita, essendo una copertura, è sbagliato, maggiore, però attendo più certezze, più conferme, più segnali, in particolare con questa benedetta sacca 9810.000, che è il primo livello statico che osservo. Ok? Quindi già la rottura a rialzo da questa trend line, bene. Qualcuno che magari opera sul breve, opera nell'intraday, potrebbe già usarlo come segnale, appunto, visto che è un segnale di bias sul daily, potrebbe dire: scatto giù alle 4 ore, qua c'è no, il 9500 che è un livello chiave, magari vado a prendere una posizione già sul 9500 con target 10.000. Ho la sacca di liquidità, stop loss molto stretto, è una posizione appunto da intraday, non da me. Ci può stare. Andando invece a vedere l'ipotesi di continuazione ribassista, c'è da vedere come andiamo a reagire con la trend line sotto, quella che mantiene il movimento rialzista in essere, e in caso di breakdown dalla trend line valgono le medesime supposizioni, cioè le medesime dichiarazioni. Nel senso che, ok, ho violato la trend line, bias ribassista sul breve, eccetera, eccetera, tuttavia abbiamo ancora un livello di prezzo di supporto estremamente forte, che è 8.500-8.750, questa zona qua, 8.550-8.750. Quindi non avrebbe senso, minimo, cioè lasciatemelo proprio dire, andare a shortare in quest'area qua, anche se dovessimo violare a ribasso la trend line, perché sotto abbiamo una sacca di liquidità in domanda fortissima e direi che tra le due cose è leggermente più rilevante. Quindi magari ci può dare un bias sul breve, sì, magari sì, però non tanto, ecco, soprattutto considerando che la direzionalità e il bias macro sono ancora bullish, perché veniamo da un bell'impulsozzo rialzista che ha assorbito un dump di proporzioni ciclopiche, e quindi il bias è bullish. Andare ad aprire una posizione speculativa in un bias macro bullish ovviamente si propende di solito per i long.
lo short solo in condizioni particolari, copertura, speculazione con comunque segnali importanti come ad esempio il breakdown dal range low, sarebbe un bel segnale per dare un senso a uno short speculativo, o altrimenti insomma è meglio andare a cercare i long ed evitare la febbre da trading che ci fa venire voglia di aprire posizioni anche laddove non è necessario. Io direi che questo è quanto per ciò che riguarda BTC. Andiamo a vedere adesso Ether, visto che ho aperto una posizione speculativa lì recentemente, e poi magari e poi Cardano, visto che la sto seguendo, e poi torniamo a voi. Allora, Ether Bitcoin, ne avevamo parlato su Telegram già da un po', è un po' che ne parliamo, insomma, e fondamentalmente la zona interessante era questa area che va da, ne avevamo parlato anche qua se non ricordo male, 0.0219, insomma qua, per capirci, e qua sopra. Queste sono le due delimitazioni dell'entry area. Come mai? Cioè, cos'è che mi ha portato a scegliere quelle? L'avevamo già detto, ma ripetiamolo perché è utile. Allora, la regola che io utilizzo per i cosiddetti breakout trades, ovvero quei trade basati, cioè che utilizzano come setup la rottura di un costrutto che può essere di bottom o di lateralizzazione, prevedono, una volta definito che il breakout è avvenuto, quindi qua, con addirittura le conferme dopo, vabbè, comunque tu quello che vedi è, vedi la candela che rompe, e allora la prima cosa che dici è, vediamo dove arriva l'impulso post breakout. Allora va avanti, lateralizza, va avanti ancora, bene, il breakout è confermato. Iniziamo a posizionare un entry, un eventuale entry. Dove lo posizioniamo? Allora, io di solito prendo un'area che ha come limite superiore il top delle shadows delle candele prima del breakout. Quindi ad esempio queste, in particolare queste, cioè se questa fosse stata più alta avrei utilizzato soltanto queste, perché più significative, più recenti e più numerose. Perché? Perché fondamentalmente denota il top della sacca di liquidità che si trova nella zona del breakout, che è l'area più significativa dell'area più significativa, e quindi questo diventa il primo livello di riferimento nel quale mettere l'entry. Il bottom, chiamiamolo così, dell'area d'ingresso è molto personale. Cioè dipende dal grafico come lo metto. In questo caso l'ho messo in questo livello qua perché ho utilizzato come trigger, chiamiamolo così, la chiusura di queste candele. Vedete, tutte qua, che hanno creato quindi una sorta di cluster di prezzo qui dentro, e allora ho detto, ma mettiamocelo dentro e via, mettiamo il bottom lì. Poi, come ho gestito il size della posizione? Allora, il sizing sulle altcoins me lo dice la Bitcoin Dominance. La Bitcoin Dominance in questo caso mostra un paio di cos'è questo spike? Boh, qua è un'anomalia sicuro. Fatto sta che mostra due segnali. Allora, il primo è il cross a ribasso della Dominance con la sua EMA 30 giornaliera, e il secondo è il cross EMA 9 EMA 30, in questo modo. E poi vabbè, un segnale di downtrend comunque, lower highs lower lows sulla Dominance stessa. Questi due segnali ognuno mi danno un 2% in più massimo sull'esposizione che posso avere in altcoins, quindi al momento facciamo è il 3-4% l'esposizione massima, e pertanto vi ricordo che un R per me è il 2%, 2% tra l'altro dell'allocazione speculativa del mio portafoglio. Chi ha visto il mio video sull'allocazione del portafoglio capirà meglio. E quindi 4% massimo, supponiamo. Bene, allora come definiamo il size dell'entry su questa singola altcoin? Ovviamente non a saturare tutta la possibilità, e quindi bisogna considerare due cose. La prima cosa, appunto, che non voglio saturare tutta l'esposizione in altcoins del mio portafoglio. La seconda cosa è che ovviamente io andrò a definire un'area che, nel caso in cui il trade vada bene, ci sono buone probabilità che non mi venga fillata tutta. Perché? Perché a volte, spesso, succede come in questo caso, che mi tocca l'area e poi subito rimbalza. Non è che me la trapassa tutta e poi rimbalza, è rarissimo questo. E quindi io tendo a sovradimensionare un po' il sizing, ok? Quindi quello che ho fatto è stato dividere in 5 questa entry area, con 5 differenti ingressi, qua dentro,
equidistanti in questo caso, senza particolari pretese, ognuno dei quali aveva capitale a rischio R terzi. Per ora me ne ha affillate due quinti, il terzo per un pelo l'ha evitato, tanto per cambiare, e quindi sono esposto 2/3 R e basta, è tutto qua. Lo stop loss, essendo una posizione speculativa, l'avevo messo qua sotto, volendo avevo addirittura evidenziato un possibile stop loss accumulativo sotto il minimo assoluto, per chi magari volesse entrare spot su Ethereum Bitcoin, e basta, il primo take profit su questo cluster intermedio, dove andrei a escludere il rischio fondamentalmente. Poi, a meno che non si presenti un costrutto, un setup short, sempre su time frame giornaliero, non credo che andrei a chiudere il restante della posizione. Me la terrei trend follower, perché comunque la rottura a rialzo di un costrutto così potenzialmente di bottom, mi piace comunque anche pensare di poterla cavalcare in caso di formazione di trend, perché riuscire ad entrare in maniera così early su una situazione di questo tipo, nel momento in cui si sviluppa un trend, ti pone in un enorme vantaggio rispetto al mercato, e quindi è un vantaggio che bisogna voler mantenere. Quindi sì, escludere il rischio, no essere troppo avidi, voler fare troppo take profit subito, perché poi ce ne pentiamo anche amaramente. E quindi niente, questa è la situazione di Ether. Vado a cancellare un po' di sporcizia e poi vi mostro Cardano. Allora, guardate, Cardano lo seguo su time frame settimanale, perché in realtà questo range l'ho costruito lì. Cardano ha fatto un range bello lungo, dunque volevo vedere quanto lungo insieme a voi, parliamo di, insomma, quasi un anno, nel quale ha rimbalzato tra i 4,40 sotto e la zona che va tra i 5,78 e i 6,22 sopra. La zona sotto è palesemente un supporto statico con una sacca di liquidità sottostante in domanda, come vedete dalle shadows che spesse volte si sono viste, e sopra invece abbiamo un cluster intermedio, questa zona qua, che origina proprio da questa candela, con sopra anche in questo caso una sacca di liquidità, vedete queste shadows. Quindi il setup quale sarebbe? Un setup di eventuale breakout in caso di rottura a rialzo di questo cluster intermedio, permanenza qua sopra, quindi primo segno chiusura settimanale, da lì vado sul daily. Quindi se il settimanale mi chiudesse così, per ipotesi, quindi un segnale fortissimo, andiamo sul daily, andiamo a pianificare un entry. Dove lo mettiamo un entry? Allora, qui ciò che mi crea difficoltà è questa anomalia, che però tenderei a cancellare. Allora, io l'entry che metterei in questa zona sarebbe da qua, allora, da qua fino addirittura a qua, ma sì, una cosa ampia. Allora, qua sotto per il motivo del cluster intermedio, qua sopra per il motivo sempre del top delle shadows. È tuttavia accettabile anche un entry semplicemente sul cluster intermedio, quindi da... Cosa ho fatto? L'ho cancellata? No, è finita sotto. E comunque vi dicevo, anche accettabile un entry che va dal massimo al minimo del cluster intermedio, con molta banalità. Stop loss. Allora, ci sono due tipologie di stop loss. Il primo è banalmente la perdita del fattore breakout, quindi ritornare qua sotto. È lo stop loss più, come dire, banale, tra virgolette. E però è più consigliabile un approccio di stop mentale in questo senso, perché voglio vedere che la candela ci chiuda qua dentro, cioè io ho perso il livello per davvero, non che faccio uno spike e poi mi ritorna su, cose che capitano spesso, soprattutto se confermiamo il breakout, qua diventa una sacca di liquidità, c'è il rischio che mi vada a fare uno scherzo di questo tipo, quindi chiusura qua dentro. O altrimenti, se voglio lo stop classico, terrei questo swing low come riferimento, quindi magari mettere il mio stop qua, ad esempio 500, 495 anzi, perché le cifre tonde non mi piacciono. Basta, o altrimenti per gli accumulatori seriali, ma non ha neanche tanto senso, a dire la verità, fare l'accumulatore qui, perché l'accumulatore lo si sarebbe fatti dentro al range, quindi qua ci stanno solo posizioni speculative, in mia opinione. Dicevo, altrimenti con chiusura sotto il minimo, però andiamo ad avere veramente un profilo di rischio rendimento terrificante, quindi per me è no, a dire la verità. Per l'accumulare c'è stato tempo, per chi è fan di Cardano. Basta.
Questo è quanto, quindi queste sono le altcoin che sto seguendo in questo momento. E adesso andiamo a vedere quelle che volevate voi, andiamo a vedere Band visto che ve l'ho promesso e poi ripartiamo con le domande. Allora, Band, considerare alcune cose: il fattore iperestensione, primo, il fattore sell off, attenzione c'è stata una candelona di arresto qua, questa qua, che parte da qua e finisce qua, quindi io mi aspetto adesso un po' di quiete, va bene? Perché c'è stata questa candela di esuberanza, che non so cosa l'ha causata, ci sarà stata qualche notizia, e una bella candelozza di sell-off che ha, come dire, riportato un po' i piedi per terra la gente. La cosa più probabile dopo una formazione di questo tipo è quantomeno un po' di lateralità, quindi un po' di turbolenza, un po' di lateralità che va ad esaurire la turbolenza, quindi non affrettiamoci su posizioni su Band, soprattutto se, come mi dicevate voi, il 10 di giugno, mi pare di ricordare, ma avete scritto, c'è la mainnet, quello potrebbe essere un sell-off event, state attenti perché il sell the news è tipico soprattutto nelle altcoins. Quindi sì, uptrend, benissimo, sì, è carica, non mostra ancora segni di perdita di lows, perché come vedete, se andiamo a vedere sul time frame settimanale, per esempio, non abbiamo ancora appunto perdita di lows, abbiamo higher highs, higher lows, uptrend perenne, quindi non ci sono motivi, diciamo, di shortare, non so nemmeno se fosse possibile shortarla. E tuttavia non mi sembra neanche opportuno longarla, perché io aspetterei l'esaurimento un po' di questa fase volatile. Se vogliamo andare a vedere i supporti più forti, i livelli più forti, abbiamo questo 1.4142k sat, che potrebbe essere un attrattore adesso se continuiamo a gravitarci intorno. Scendendo sotto abbiamo questa zona qua, che è valida, che era valida anche prima, e poi vabbè, se scendiamo anche sotto a questa zona qua, parliamo di un lower low e non ci piacerebbe affatto, perché andrebbe a rendere questo costrutto un top, quindi direi che è il momento di voltare pagina su Band se succede una cosa di quel tipo lì. Basta, questo è quanto. Allora, la parola a voi, ditemi un po', domandatemi un po' che cosa volete. La candela verde di Band, oddio, è avvenuta in concomitanza con la notizia del 10. Ecco, infatti, te pareva, me lo immaginavo che c'era una notizia dietro. Ragazzi, qualcuno di voi conosce AdvCash? In realtà no, assolutamente. Spesso mi perdo i movimenti che fai con il mouse, non si potrebbe usare qualcosa che evidenzi la freccia? Purtroppo il fatto è che la freccia non c'è, perché io registro solo la finestra. Se registrassi tutto lo schermo vedreste un sacco di porcate inutili, e quindi ho preferito farlo così. La candela va ok, io sono spot long su BTC, non capisco bene cosa si intende per stop loss quando si parla di posizioni spot, ma guarda, anche sulle posizioni spot nessuno vieta di mettere uno stop loss, nel senso come vendere i propri BTC, banalmente una posizione di vendita. Mi è stato cancellato il messaggio per aver scritto un link, lo riscrivo. Ieri stavo dando un'occhiata al sito di Teta TV, ha un layout simile a Twitch, è vero, con il vantaggio di accumulare token guardando lo streaming, un po' come le nostre adorate shitcoin. Il progetto di Teta sembra davvero che abbia parecchio potenziale, che ne pensi? Guarda, sono d'accordo, anche perché ultimamente la cosa che ha pompato molto Teta, a proposito vi ho promesso che ne parlavo, adesso ne parliamo anche del grafico, e vi faccio anche vedere una curiosità sullo spread trading su Teta, è il fatto che Google Cloud si è proposto come partner tra 100.000 virgolette, non esageriamo la notizia, ma comunque è diventato un validatore, ok, del Teta Network, quindi ha alloccato lì alcuni token e si è proposto appunto come validatore, nel senso che vuole collaborare in un certo qual modo, credo per l'infrastruttura soprattutto, e sicuramente ha un futuro. Tra l'altro anche la Samsung TV mi pare che sia in un certo qual modo legata a, cioè un partner effettivo, Samsung VR, non lo so, è un partner effettivo di Teta Network. Effettivamente se c'è un progetto nel settore, come dire, streaming, video, contenuti, che ha potenziale è questo, c'è Teta e Teta Fuel, che Teta Fuel è la moneta che, come dire, fa andare la rete, un po' come Ethereum e il gas per Ethereum, però in questo caso è un token diverso, lo si guadagna tra l'altro appunto guardando i live stream, potrebbe assolutamente valer la pena magari anche per me trasferire qualche stream lì, non lo so, dipende tutto anche dalla fruibilità da parte dell'utente, però vale la pena tenerlo d'occhio, è un progetto che non è fumo ma ha
ha del potenziale. Al momento è fortissimamente iperesteso. Andiamo a dare un'occhiata al grafico, come vedete è in situazione abbastanza di pump e al momento addirittura ha avuto anch'esso, vedete, una candelona d'arresto. Ne abbiamo parlato anche su Telegram giusto qualche giorno fa, ma anche oggi o forse ieri, non ricordo. Comunque non è il momento sicuramente di andare ad aprire posizioni, perché questo andamento qua è un andamento a rischio bolla, perché vedete che l'estensione è folle, cioè è parabolica, e un'estensione parabolica unita al fatto che questo è un sell off coi controcavoli, perché guardate quanto ha sellato una sola candela da 6.400 a 3.300, meno 50%, shadow to shadow ovviamente, però è un sell off notevole e quindi non è il momento di aprire una posizione. Dà direzionalità una candela così, nonostante siamo in un trend parabolico. Abbiamo un clusterino intermedio qua in zona 2.920 circa, però io dubito fortemente che farà da supporto per una proiezione di questo tipo. Io mi aspetto di più un andamento un po' da bolla, cioè che la sgonfiamo questa bolla, probabilmente per un po', come dire, andrà avanti un trend discendente duraturo, e poi sicuramente varrà la pena seguire questo progetto anche dopo per vedere come configurare un setup di accumulo piuttosto che anche banalmente speculativo. La curiosità che vi volevo dire, guardate, l'ho messo in questo elenco perché tra l'altro in concomitanza con tutto questo hype su Theta è stata listata contemporaneamente sulle piattaforme di futures, sia Binance Futures che FTX. Via, ne impazziamo tutti quanti, e la cosa bella è che su ogni piattaforma, e non solo, perché anche il future e il perpetual avevano prezzi diversissimi, c'erano delle opportunità di arbitraggio pazzesche. Guardate questo grafico ad esempio. Andiamo a vederlo sulle due ore, visto che c'è poco storico. È banalmente una differenza percentuale, lo vedete qua sopra, tra qua sopra, visto che non si vede il mouse ve lo indico, Theta Perp e il future su FTX, ok, che è la piattaforma dove queste cose vengono meglio, si riescono a fare meglio, lo spread tra appunto il perpetual e il future a scadenza 26 giugno fratto il perpetual, per avere un valore percentuale, ok, ed è arrivato al 20%, cioè il top è stato il 20%, ma soprattutto vedete la candela addirittura ha chiuso qua, cioè c'è stato tempo volendo per approfittare di questo spread quasi del 20%, cioè un trade, un arbitraggio a risultato non dico sicuro ma quasi, cioè tu andavi ad aprire una posizione, com'è che era, il perpetual valeva di più del future, quindi short sul perpetual, long sul future, e andavi appunto a approfittare di questo arbitraggio qua. Adesso si è ridotto moltissimo, è meno dell'1% lo spread, e quindi ovviamente l'opportunità è svanita, tuttavia c'è stata. Nei nuovi listing, nei momenti di particolare esuberanza nei confronti di una coin, vi consiglio sempre di tenere gli occhi puntati sulle opportunità di arbitraggio per chi se ne intende, perché tra l'altro in questo caso si poteva fare tutto da FTX senza dover aprire posizioni su più piattaforme, quindi utilizzando il cross margin di FTX a tutti gli effetti una posizione collateralizza l'altra, quindi è anche difficile venire liquidati a meno che non si utilizzino ovviamente leve fantasmagoriche. È interessante, vi consiglio appunto di seguire anche queste opportunità. Allora, andiamo a vedere The Sandbox, tra poco ci sarà la quarta release, un mesetto che ne sono venuto a conoscenza, è come effettuare l'acquisto di una land. Allora, io ti consiglio di entrare nella community di The Sandbox e parlarne lì, perché credo che lo debbano ancora spiegare bene come sarà strutturata la pre-sale. Puoi commentare il grafico della cripto CRO? Ma certo che sì, andiamolo a vedere, CRO BTC, eccoci. Allora, CRO, che dire, è in uptrend, oserei dire, tra l'altro ultimamente ha dei volumi abbastanza notevoli, però è iperesteso. Allora, questo è il primo livello interessante. Se dovesse ritornare su questa zona, 7,60, ci sta un accumulo, come dire, un entry speculativo long per poi andare a...
cioè mettere lo stop loss sotto e beccarci il rimbalzo. Se proprio vogliamo, si potrebbe addirittura andare a prendere questo come top, proprio per dare una zona di entry, come dire. Questo potrebbe essere un bel setup. Di altri non ce ne vedo, perché non è una situazione bella per l'accumulazione, essendo comunque una coin ai massimi o quasi, cioè è iperestesa, quindi sì speculazione, no accumulazione, in altre parole. A impostazioni puoi impostare il mouse che crea il cerchio anche sulla finestra, adesso poi ci guarderò meglio. Ma ha senso entrare in short rispettando il triangolo? Entrare in short adesso c'è un po' un grosso rischio, ecco. Google è il validatore di Ashgraph, ecco, esatto, infatti mi sembrava. È un po' fuori tema, ma tu credi che la spinta rialzista dei mercati tradizionali sia esaurita? E pensi che un nuovo crollo si porterebbe dietro BTC? Allora, io ti dico la verità, non credo molto nella correlazione tra i mercati tradizionali e BTC stesso. E che dire, io recentemente, vista l'esuberanza di cui non, sinceramente non trovo motivo, ho chiuso una parte, io ero esposto short su un ETF short sul FTSE MIB, sulla borsa italiana, ho chiuso una parte dello short vista comunque la volontà di recuperare ancora un po' di strada, non tutto, l'ho chiuso. La mia strategia fondamentalmente per questa fase ribassista è stata di aprire posizioni short e nel contempo di fare, cioè nei momenti comunque in cui trovavo delle opportunità interessanti, come al tempo avevamo parlato di Eni e non solo, chiacchierando, perché non ho mai approfondito troppo, però acquistare appunto delle azioni del tipo andare short sul mercato in generale e fare magari qualche acquisto di azioni che magari danno dividendo eccetera eccetera, situazioni interessanti, e per compensare anche lo short, per non avere una posizione troppo netta. L'idea era, io rimango col mio short fin tanto che ovviamente non ci sono segni abbastanza palesi rialzisti. In questa situazione si è venuta a creare comunque un potenziale costrutto di bottom che apparentemente potrebbe essere stato violato, e in ogni caso anche sui mercati mondiali c'è una fase di esuberanza al momento, parziale, non giustificata, che però tuttavia mi impone di chiudere almeno una parte dello short. Francamente io mi sto comportando in questa maniera. Per quanto riguarda la correlazione con Bitcoin, ripeto, non la considero proprio minimamente, cioè non li considero come due mondi che non si toccano. Teta purtroppo è stata listata su Binance Futures, esatto. Rispieghi le sacche di liquidità, volentieri, è un concetto assolutamente importante. La sacca di liquidità fondamentalmente è una zona di prezzo dentro alla quale si annida per l'appunto liquidità. Che cosa significa? Allora, la liquidità vuol dire tanti ordini pronti a scattare, in questo senso. Allora, prendiamo come esempio questa. Che cos'è che ci fa vedere che è una sacca di liquidità? Ovviamente la prima cosa da capire è, cioè da scoprire, è dov'è la sacca di liquidità, non è che ce lo possiamo immaginare. Lo vediamo quando vediamo che delle candele chiudono tutte quante sotto un livello di prezzo, ma vanno a pescare anche da sopra, o viceversa, chiudono sopra e vanno a pescare da sotto, come in questo caso. Ok, speculare. Quello che ci dice è che, vedi, ogni qualvolta il prezzo è entrato oltre a quel livello lì, si è scatenata liquidità che lo ha riportato immediatamente sotto. Quindi è una zona difesa bene, ok? Ci si annida liquidità in quel senso lì. Solitamente queste aree dove ci si vanno ad annidare così tante shadows tendono a ripetere il comportamento, o comunque a diventare livelli di prezzo importanti. Cioè, quando li andiamo ad approcciare, chi ovviamente ha difeso in passato e non ha chiuso le sue posizioni short in profitto, è interessato a difendere di nuovo, e quindi ci si anniderà altra liquidità. Non sappiamo quanta, ovviamente, ed è lì appunto che entra in gioco il movimento in corso. Cioè, se il movimento in corso se la va a mangiare, significa che la liquidità qua è esaurita e l'abbiamo assorbita, abbiamo vinto la sacca di liquidità. Vuoi perché la liquidità che è entrata qui è uscita magari qui, ha fatto il suo profitto, ha fatto il suo gioco. Vuoi perché magari ha deciso di non difendere più la posizione, cavolacci loro. Fatto sta che a noi interessa sapere, quella liquidità ancora vive e vegeta oppure no? In questo caso no, se invece di nuovo si ripresenta la stessa situazione, sì. E allora questa
Questo ripresentarsi cosa ci dice? Che questa liquidità è ancora viva, è interessata a spingere il prezzo verso il basso e approfittare di posizioni short, e quindi ci dà pressione ribassista. Questo è un banale significato di sacche di liquidità, una sorta di zona di supporto resistenza with a twist, chiamiamola così, con le sue particolarità. Parlando di sicurezza, trovi utile l'utilizzo di una VPN o la reputi superflua? Ma guarda, in generale secondo me è una buona abitudine utilizzare una VPN, perché per questioni di privacy, anche di sicurezza, comunque esporre il proprio IP non è mai il massimo, io preferisco assolutamente utilizzarla. C'è un canale Sandbox su Discord? Assolutamente sì, se vai a vedere il mio video su The Sandbox lo trovi, il link alla community italiana, tra l'altro, che conta un bel po' di membri. Allora, Mana BTC? Allora, andiamolo a vedere. Mana BTC, Mana non credo di averlo mai esaminato. Vediamo un po' come è messo. Ma per me è no. Allora, andiamolo a vedere sul settimanale, che ci fa capire meglio. Comunque, vedi bene, è un downtrend molto forte, è in zona di forte potenziale accumulazione per chi è interessato a questo aspetto, quindi se qualcuno magari volesse, che ne so, accumularla o cercare di fare qualche acquisto mediato a bassi prezzi, eccetera, potrebbe essere un buon punto. E però dal punto di vista speculativo direi proprio di no, non lo so, sarebbe un punto, un investimento sul progetto e basta, però il grafico non è sicuramente dei migliori. Ciao, potresti spiegare come si piazzano gli ordini stop su Coinbase Pro e che tipo di ordini si possono inserire? Ma l'ordine stop fondamentalmente ci dovrebbe essere banalmente la scritta stop, come lì si imposta c'è da mettere lo stop price al quale, tra l'altro c'è solo lo stop limit lì se non ricordo male, lo stop price che è il livello di prezzo al quale vuoi vendere e il limit price, cioè vuoi vendere in perdita magari, e il limit price che sia leggermente minore dello stop price, così sei sicuro di vendere. Però vabbè, adesso non sto qui a dilungarmi troppo sugli ordini, se no ho paura poi di annoiare un po' gli altri. Magari chiedi sul nostro gruppo Discord e ti aiutiamo lì se hai bisogno di aiuto sugli ordini. Diamo un occhio a Tezos e Land? Ma sì, dai, diamo un occhio a Tezos e Land. Allora, Tezos, eccolo qua. Allora, Tezos non è male, perché guardate come si comporta sul settimanale. Si comporta che ha fatto, qua è il suo trend, low, higher low, higher low, continua. E qua ha fatto, appena tracciato, un altro higher low, che è bello, perché, vedete, ha fatto un engulfing bullish su cioè andando a definire a tutti gli effetti quello che sembra uno swing low. L'unica cosa a cui prestare attenzione è che qua c'è una sacca di liquidità, oserei dire a questo punto, che funge anche da high locale, da top, quindi è una sorta di potenziale triangolo quello in cui ci stiamo infilando. Tuttavia, consci del fatto che ha fatto questo setup qui, questo costrutto qua, sul daily si potrebbe tranquillamente andare a buttare un occhio su un setup speculativo che, volendo, c'è stato nel momento in cui ha fatto, ne avevamo parlato anche su Telegram mi pare, l'avevo proposto anche questo, poi non l'ho seguito io ma l'avevo buttato lì come idea. Ha creato questa sorta di neckline, questo costrutto simile a quello di Ethereum, ok, low, lower low con equal high, rotto a rialzo, confermato, e poi ha fatto una flessione, ha ritestato, ha pescato un po' da sotto e poi è continuato verso il rialzo, quindi è bene per chi è riuscito a entrare. Per chi non è riuscito a entrare, allora, come vedete, ci troviamo già di fronte alla prima resistenza. La prima resistenza è questo cluster intermedio qua. Allora, il riuscire a rompere a rialzo questo livello, quindi a riuscire a fare una cosa così, è un altro segnale long speculativo, quindi si potrebbe seguire un andamento di questo tipo. Per chi vuole ancora più certezze, la penetrazione di tutta questa sacca di liquidità che vedete top, ha come top questa zona qui di prezzo. Ok, quindi questi sono un po' i setup su Tezos. Poi cosa avevi chiesto? Land, giusto? Allora, andiamolo a vedere subito. Land, uptrend bello che continua, bello forte. Un segno di offerta qua, attenzione, c'è stato un sell off qua,
che ha arrestato un po' la salita. Abbiamo qua il primo livello di supporto che è a rischio attacco, attenzione, però è bella la reazione, perché guardate cosa è successo. È successo che alla violazione di questo supporto si è palesata domanda che ha respinto qua sopra. Quindi addirittura qua si presenta già volendo un setup anticipatore, di cui non sono particolarmente fan, soprattutto sulle altcoin, ovvero una chiusura qua dentro. Di oggi implica un falso breakdown e quindi è un setup di falso break in questo caso. Altrimenti si può attendere, ad esempio, la rottura del primo top qua sopra, tac, così, e poi entrare lì. Ok, un setup long anche questo. Ce ne sono quindi due, perché siamo in uptrend, ci sta la ricerca del long e ci sono segni di domanda intenzionati comunque a difendere un supporto che è un high scorso e quindi è un supporto importante. Sono esposto in Celsius, sempre sulle zone di liquidità. Cosa mi fa capire il pescare? Ma pescare è quando ci arriva la shadow e poi la candela chiude però al di fuori della zona di liquidità. Quindi è quella la pesca, ok? Shadow, tac, entra la shadow, chiude fuori. Sono esposto in Celsius Token, puoi guardare il grafico, pensi sia iperesteso e sia il caso di fare un take profit? Andiamo a vedere il grafico di Celsius. Sell BTC. It BTC, mamma mia, spero che tu non stia usando It BTC. Comunque, ma è in un livello di prezzo interessante, nel senso che è una zona di top, volendo. Quindi, volendo, un take profit locale ci potrebbe stare. Dipende sempre dalla posizione, cioè se è una posizione speculativa, un take profit qua è ragionato, perché è su un massimo, questo, vedi, è una zona di massimo, e quindi ci sta. Se invece è una posizione, come dire, di holding, fin tanto che non viene violato il trend rialzista, vale la pena detenerla. Nel senso sono due ottiche diverse. Magari se poi in risposta a questa zona di top, sì, andiamo a vedere un palesarsi di offerta, quindi il fatto che abbiamo un engulfing bearish, magari abbiamo una lateralizzazione che poi rompe a ribasso, insomma dei segni di dump, dei segni di offerta, allora in quel caso lì, in ogni caso, chiuderemo una parte della posizione. Questa è la mia visione su Celsius. Ecco. EOS BTC ai minimi storici, addirittura. Non l'ho più seguito EOS, a dire la verità, ma è così mal ridotto. Mamma mia, terrificante! Terrificante EOS. Non è ai minimi storici, ma è in una situazione a dir poco agghiacciante. Cioè, ha un sacco di strada da fare. Cioè, deve fare un più non so quanto per cento per recuperare più 20%, recuperare questo range low, e allora ridiventa appetibile, altrimenti è veramente brutto EOS, male male EOS, mamma mia, non lo sapevo. Algo BNB, ho un quintale di BNB da smistare in altre alt. Vabbè, ma tieniti BNB, ma perché andarli a smistare in altre alt? Algo BNB, mamma mia, cioè andare a esaminare le coin in BNB non l'ho mai fatto, è un esperimento. Ma non saprei. Cioè, è un setup potenzialmente accumulativo, ma speculativamente questo grafico non ha niente di bello. Algo BTC com'è? Identico. Identico, ma c'è un ma. Cioè, Algo BTC già è più carino perché presenta invece un setup anticipatore. Mi è finito qualcosa nel naso, ho l'allergia in sto periodo, terribile. Presenta un setup anticipatore che è il low reclaim. Vedete, qua ha rotto il supporto 2239 e l'ha recuperato. Quindi questo è un setup long molto anticipatore con stop loss sotto i minimi, però è carino, ha il suo perché. Però su BTC, su BNB non lo so, perché BNB sembra non andare male. Oddio, parliamone. No, BNB non va benissimo, in effetti. Però se recuperasse questo livello in questo modo e rientrasse dentro al range, potrebbe valer la pena riconsiderarlo. Per adesso non lo so, magari un po' di algo vale la pena, potrebbe valer la pena detenerli in vista del grafico algo BTC. Al tizio che usa Coinbase io te lo sconsiglio, 0,5% di fees per transazioni, sì, quoto, fees altissime.
Ti sparisce l'1% per ogni posizione aperta e chiusa. Sì, le fees sono scomode, molto scomode. Ciao, continuerai a sviluppare e migliorare il tuo script di TradingView con l'ultimo video? Lo consideri come versione definitiva? No, lo voglio continuare a migliorare. Sto lavorando molto con la, sul trading automatico e quindi no, non è assolutamente definitivo. C'è un potenziale infinito in quel senso lì. Comprensione del grafico. Che lasso di tempo è consigliabile usare per cercare di localizzare un movimento di lateralizzazione? Spesso guardo l'andamento al minuto. No, assolutamente no. Guarda, il time frame dipende molto, perché io ad esempio guardo due per identificare i movimenti, che sono quello settimanale e quello giornaliero. Il migliore è il giornaliero, lasciamelo dire. Se tu guardi il time frame giornaliero e vedi un bel range, allora quel range lì ha validità. Se lo vedi sul settimanale, ancora di più, però spesso, soprattutto nelle cripto, sul settimanale non hanno tempo di formarsi i range. Quindi io riconsiglio giornaliero. Sotto il giornaliero vai dentro a una valanga di rumore, cioè tu ti trovi tantissimi range, però insieme a quei range lì trovi anche dei falsi, cioè falsi break, falsi movimenti, false rotture, rotture vere che poi diventa, cioè è ingestibile secondo me. Quindi io ti dico giornaliero, settimanale, troppo se no. Hai già parlato di CRO? Sì, yes, te lo vedi in differita sul tubo, come dice Simon. Vediamo Tomo? Andiamo a vedere Tomo, anche se non lo conosco. Tomo, BTC. Tomo Chain, che cos'è? Tomo Chain, ma la classica, classico grafico che non offre tantissimi spunti, ma non mi dice assolutamente niente. Niente di niente, un grafico piatto che ha questo break enorme che ha avuto in passato ma subito riassorbito, e per il resto è rimasto sempre qua. Non mi dice niente, non credo che ci opererai mai. Grazie, top come sempre, grandissimi, mi fa piacere. Sarebbe interessante una tua analisi della capitalizzazione top 20 crypto, USDT che lotta con Ripple per il terzo posto, i movimenti nelle retroguardie da posizione 11 a posizione 20, eccetera. Ma sai che, a dirti la verità, io non apro CoinMarketCap da non so quanto. CoinMarketCap, andiamole a vedere un po' come cosa c'è. Allora abbiamo Bitcoin e Ethereum che ci stanno, Tether che ha scalzato Ripple, ma cioè io mi chiedo, ma Ripple, ma c'è davvero ancora gente che holda Ripple? Ma per, cioè, com'è possibile? Ma perché? Perché qualcuno holda Ripple? Cioè ormai il mito del fatto che costa poco spero sia stato sfatato, la moneta delle banche spero sia stato sfatato anche quello, perché non se la fila nessuno Ripple. Cioè, non lo so perché, per quale motivo. Beh, Bitcoin Cash, Bitcoin SV sarebbero da depennare clamorosamente, sono completamente insulse e probabilmente buona parte della loro capitalizzazione è farlocca, perché ovviamente avendo forcato Bitcoin, tutti i Bitcoin in esistenza si sono sdoppiati dentro a Cash ed SV, e quindi se magari erano Bitcoin persi, se erano coin finite non so dove, quelle sugli exchange che non sono mai state potute recuperare, eccetera, sono lì, rimangono lì dentro a questa capitalizzazione che in realtà poi di reale ha ben poco. Litecoin, che anche lei secondo me non merita di essere nella top 10, perché non gli riesco a trovare un posto nel mondo. Binance Coin invece direi che se lo merita, è una sorta di investimento su una delle piattaforme più profittevoli, delle aziende più profittevoli nel mondo cripto. EOS anche lei, dai, ci sta, ha il suo perché. Tezos ha il suo perché, sono comunque delle platform che hanno delle applicazioni concrete. Non sono particolare fan di EOS, però capisco la sua ragion d'essere. Tezos è forse ancora più interessante di EOS col potenziale che ha, soprattutto negli sviluppi futuri. Cardano non merita il posto in cui è, perché alla fine non ha niente di fatto costruito sopra. Chainlink, ottima, però secondo me sovrapprezzata, particolarissimo parere, soprattutto vedendo il grafico. Crypto.com, anche lei ha un flusso di cassa interessante, quindi ci sta. Stellar può valere la posizione in cui è, perché effettivamente ha una piattaforma ottima su cui ci sono costruiti exchange decentralizzati, escrow decentralizzati, insomma ha il suo perché anche lei. Leo, la moneta di Bitfinex, quindi vale un po' il discorso di
di Binance Coin e di Crypto.com. Monero, Monero forse si meriterebbe anche di più, perché caspita, è la privacy coin con la P maiuscola, ha subito un deprezzamento pazzesco. Le privacy coins sono un po', come dire, lasciate un po' lì, ultimamente se ne parla poco, non lo so se è per un tabù o non so che cosa. Tron, boh, cioè non lo so, è una scillata di Justin Sun che ci sono su giusto dei giochini e cose veramente iper speculative, non è particolarmente decentralizzata, non è neanche troppo interessante. Huobi Token, vedi sopra, è un exchange coin. Ethereum Classic, per me assolutamente no. E poi abbiamo un'altra stable. Poi abbiamo Neo, che sono gioie e dolori, non lo so, ci sarebbe da parlarne. Caspita, Maker è vero, è 37%. Fatto. Ecco, Maker è una coin che secondo me merita di essere più in alto, così per cioè parlandone, è un ecosistema che ha dimostrato tanto e cioè la DeFi è nata con Maker, quindi che dire. Vabbè, niente, questa è stata un po' una digressione sulla top 20, argomento molto, molto interessante, vero? VeChain è nelle stesse condizioni di Cardano sul giornaliero e per me, e ieri ha ufficializzato una partnership con Bayer, voglio per due minimo, VeChain holder, andiamo a vedere VeChain, dai, che così siamo tutti quanti contenti, dov'è che è? Beh, eccola. Allora, qua c'è rimasto un setup vecchio che faccio sparire subito le sue tracce. Allora, settimanale. Effettivamente non ha fatto un bruttissimo andamento, perché abbiamo il low qua. Poi abbiamo un cluster intermedio che notiamo subito qui, che è un po' anche la resistenza attuale. Qua. E vabbè, abbiamo ovviamente l'altro low qua sotto e è un doppio bottom, tra l'altro un double bottom, che ovviamente deve ancora essere verificato in verità, perché allora le cose che permetterebbero di rendere interessante un andamento come questo sarebbero in primis ovviamente il break da qui. Un bel break, retest e continuazione. La seconda cosa che lo renderebbe ancora più appetibile è un higher high rispetto a qua, quindi una cosa di questo tipo, ecco. Quindi è presto, secondo me, per gasarsi su VeChain, cioè non lo so, viene da un downtrend senza precedenti, quindi nel senso qualche segno lo vediamo, però deve ancora confermarli questi segni, quindi questa è la mia visione un po' su VeChain, ecco. Bello quando devi commentare i grafici che tendono a zero e si vede che non sai come dire scam, ma in realtà scam no, però non lo so, non è che mi dicano molto. Il più bello era quando mi avevano chiesto quello di Fetch AI. Comunque mi hai fatto ridere, ti voglio dare tre shitcoin, te le sei tutte meritate, aspetta che copio e incollo il tuo nome. E sì, perché mi ricordo che mi avevate chiesto, cos'è che era? Si fece AI, ma avevate detto, ma cosa ne pensi di questo grafico? L'ho aperto e era, cioè, davvero il grafico più brutto che abbia mai visto negli ultimi secoli. Ti ho dato tre shitcoin, mi sei piaciuto. Allora, adesso io rispondo all'ultima domanda, che poi ho visto che siamo a un'ora e mezza abbondante, e poi vi saluto, che dire. Allora, vediamo un po' che cosa abbiamo qua, scorriamo, Yield, Ripple, proprio per quel discorso delle banche, non mi piace. Allora, vediamo, cosa mi sono perso qua, le allergie ai sassi, altro che se ci sono i cosi dei pioppi che volano, è terrificante. In realtà vedo che non avete chiesto, ci siamo dimenticati il sondaggio oggi, hai ragione, maledizione, no? mi son dimenticato effettivamente il sondaggio, rimedierò la prossima volta, martedì facciamo un sacco di sondaggi. Il grafico, poi basta in realtà, ma non avete più domande, che dire, tra poco like sul tubo e ti ringrazio assolutamente tanto, sondaggio sul sondaggio, le altre alze, guarda che no, qua c'è forse uno spunto interessante, che qualcuno ha chiesto al nostro caro Magic, che quando arriva fa sempre caos, che cosa holda. Ah no, Theta Fuel, ecco, c'è una domanda, è comparsa una domanda, adesso rispondo.
Che cos'è che Oldi parla potabile? E poi però secondo me non ha risposto, secondo me Oldi ha solo BTC. Allora, niente, andiamo a vedere Theta Fuel e poi vi saluto. Allora, Theta Fuel l'ho anche messo. Eh beh, che dire, sul settimanale è il classico grafico bolla e sul giornaliero anche. Personalmente non mi ci avvicinerei perché è un po' lo stesso discorso di Teta, cioè abbiamo, ovviamente sono correlati essendo legati allo stesso progetto, quindi un movimento di uno con buona probabilità fa andare anche l'altro. Tuttavia, lo stesso discorso che abbiamo fatto qua sul candela da pseudo da papabile bolla con sell-off enorme vale ancora di più su Theta Fuel, che ha avuto un sell-off ancora più marcato, tutta l'ultima candela, comunque questa verde, è stata mangiata, assorbita e la direzionalità di breve non è delle migliori. Abbiamo come supporto questa zona di cluster intermedio qua, che però la vedo violata molto presto a causa della forte direzionalità ribassista. Io, come dire, mi aspetto sfera di cristallo alla mano, un altro magari pump, qualche cheduno che si muove a mo' di FOMO qui dentro, però poi un'altra continuazione ribassista, cioè palesemente in bolla. La tornerei a tenere d'occhio, ma dove? In zona 60, giù di lì. Però adesso è ancora sovrapprezzata e soprattutto è una scommessa operare in queste condizioni. Ragazzi, che dire? Io vi ringrazio un sacchino, almeno uno per ogni live, sondaggio obbligatorio, va bene, mozione approvata, anche perché sono belli, sono divertenti i sondaggi. Tra l'altro, aspettate, state lì ancora un secondo, voglio fare una prova, Voglio vedere, ho visto una nuova voce, adesso che sono diventato affiliato di Twitch, mi è comparsa una nuova voce, voglio vedere come funziona, poi vi saluto, così sul tubo nessuno lo vede e nessuno mi insulta. Allora, gestore streaming, spero che nel frattempo mi continuiate a vedere. Allora, aggiungi, c'era, crea un sondaggio anche qua, vediamo. State lì, perché voglio provare a vedere come si vede il sondaggio. Allora, adesso facciamo un sondaggio sul sondaggio, quindi volete più sondaggi? Sì, viva i sondaggi. Oppure no, odio i sondaggi. Durata un minuto, sì, tanto è giusto per provare. Inizia sondaggio, vediamo come si vede. Allora, vediamo. Dov'è comparso il sondaggio innanzitutto? Non è nemmeno comparso, vediamo. Voglio vedere se compare, come si vede. Se non si vede, boh. Non so veramente niente. Ma voi vedete qualche sondaggio da qualche parte? No, non è comparso, ovviamente. Pareva. Visualizza i risultati, termina il sondaggio, elimina sondaggio. Visualizza i risultati, infatti non c'è nessuno. No, sì, ci sono dei voti. Oh, dov'è? Dov'è? Si vede una scheda. Eccolo! Fantastico! C'è la schedina sopra la chat. Quindi adesso addirittura che sono diventato un, un affiliato di Twitch, posso fare i sondaggi in maniera semidecente. E quindi niente, dai, più sondaggi, più sondaggi. Avete votato, avete detto la vostra, quindi più sondaggi, più sondaggi per tutti. D'ora in poi 50 sondaggi per ogni live. Ecco. Ragazzi, che dire, vi ringrazio di avermi seguito. Questo è il bello della diretta, questi almeno non occupano lo schermo, così che non lo piazzo là gigante. Poi ovviamente l'unica volta che voglio far vedere qualcosa che in alto a sinistra c'è il sondaggio sopra, me ne accorgo tipo mezz'ora dopo e dopo che leggo i vostri insulti. Vi ringrazio, vi ricordo che se volete supportare il mio lavoro potete abbonarvi tramite Amazon Prime, non vi costa nulla e mi date una donazione mensile di credo 5 euro, quello che è, utilizzando Twitch Prime, cliccando abbonati, altrimenti potete fare una piccola donazione tramite PayPal, se scorrete in basso trovate la tab donazione, è una piccola, insomma, mancetta, è un modo per
come dire, supportare il mio lavoro. Seguitemi anche su YouTube, sugli altri canali, dovreste già saperlo, sicuramente lo sapete già. Chi odia i sondaggi è una brutta persona. Concludo così il live di oggi, vi auguro un buon weekend, ci vediamo tra poco sul tubo chi se l'è perso, e ho proposto un sondaggio da Costituzione Canale, non l'ho letto, la prossima volta, basta, se vi convincio ancora a leggere poi sto qua un'altra ora. Vi auguro una buona serata e buon weekend, occhio a Bitcoin, occhio al range, occhio al triangolo, occhio alle altcoins che sono lì lì per fare delle belle cose, e era il sondaggio del sondaggio, l'hai proposto tu, bella, allora ti sei meritato 5 shitcoin, bravo, te le sei meritate. Basta, chiudo, alla prossima, un saluto e vivi i sondaggi.